Donato Rogante, direttore artistico del Folk Festival. Beh, ti sottoporremo a parecchie domande. Intanto, com'è nata questa passione? Perché una bellissima manifestazione come questa, beh, certamente richiede una passione interiore e anche tanti sacrifici. Poi parleremo proprio dell'organizzazione dell'evento. Allora, per prima cosa, io diciamo che sono nato a pane e pizzica, perché mio padre figlio d'arte. Esatto, da quando ero piccolo che cantava le canzoni di musica popolare, della nostra tradizione, faceva ascoltare molta musica della nuova compagnia di canto popolare e soprattutto dei tamburellisti delle Paduli, che stasera appunto stanno suonando come sottofondo. È una passione che col tempo è diventata un studio di uno strumento, che è la fisarmonica, che è uno studio di altri strumenti della tradizione, non soltanto nostra tradizione popolare pugliese, ma anche del bacino del Mediterraneo, e quindi appunto che è sfociato in questo folk festival. Alla fine è stato appunto il coronare un sogno, creare appunto un festival sulla musica folcloristica. Parliamo dell'organizzazione di questo folk festival, in quante serate si è strutturato. Parliamo poi della serata di oggi, appunto quella con i tamburellisti di Torre Paduli. Allora, ci sono state 5 serate organizzate da tutti i gruppi folk mottolesi, quindi dal più giovane gruppo di cui ne faccio parte, che è Tarantatré, appunto io, mio padre e mio fratello, poi il canzoniere mottolese, il Motor of Nod, l'orchestra Ecuvra e infine appunto la serata finale con un gruppo dal Salento. L'organizzazione è stata possibile grazie non soltanto all'aiuto dell'assessore, ma appunto tutti i gruppi folk hanno collaborato. Giovanni Rogante ha collaborato, abbiamo avuto un grosso aiuto dalla Proloco e anche da Tony Longo, che ci ha appunto dato le possibilità appunto per andare avanti, perché essendo la maggior parte ragazzi, giovani, non avevamo l'esperienza per andare avanti. È importante questo connubio, questa simbiosi tra associazionismo ed ente comune, amministrazione comunale. Sì, soprattutto il comune, che appunto il sindaco l'anno scorso, dopo le varie serate di tutti i gruppi folk, aveva avuto quest'idea, cioè perché non facciamo un festival che racchiude appunto, che comprende tutta la musica popolare, tutti i gruppi di Mottola, e noi quest'anno ci siamo riusciti grazie soprattutto all'assessore della cultura, al sindaco, al comune, che ci hanno dato un grosso supporto per queste serate.